Autorità, gentili ospiti, buongiorno. Sta per avere inizio la cerimonia di intitolazione della piazzetta al vicebrigadiere dei Carabinieri, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, Salvo D'Acquisto, nel corso della quale sarà anche inaugurato il monumento, per la circostanza realizzato in onore dell'eroe, a testimonianza degli indissolubili valori di fedeltà alla patria ed amore al prossimo, che hanno contrassegnato la sua vita. Vengono resi gli onori al comandante della Legione Carabinieri Campania, generale di brigata Gianfranco Cavallo. Attenti! Onori al comandante della Legione Carabinieri Campania! Viene ora intonato l'inno d'Italia, eseguito dalla fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania. Il dottor Alessandro D'Acquisto, fratello del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, ed il sindaco del comune di Sant'Antonio Abate, il dottor Antonio Varone, procedono allo scoprimento del monumento e della targa di intitolazione della piazza. Grazie.
Il comune di Sant'Antonio Abate quest'oggi ha celebrato non solo un grande eroe, ma soprattutto l'amore. Una grande manifestazione, una cerimonia importante e assolutamente ci voleva appunto l'intitolazione di questa piazzetta meravigliosa e uno straordinario monumento a Salvo d'Acquisto. Credo che oggi sia una data memorabile per Sant'Antonio Abate, per la piazzetta, per il monumento, ma soprattutto per i valori che abbiamo espresso e che esprimiamo con questa nostra giornata. È bello vedere tanti ragazzi delle scuole qui con le bandierine e che hanno partecipato con i loro temi a questa manifestazione. Del resto noi abbiamo un compito fondamentale, quello di riuscire a far emergere e soprattutto a divulgare le gesta di grandi eroi come è stato Salvo d'Acquisto, che è un eroe del presente, non un eroe del passato, e dobbiamo sapere, avere la capacità di saper prolungare quelli che sono stati i valori forti della sua breve esistenza, quelli della solidarietà, della carità, dell'amore, dell'attaccamento al dovere e al compito che gli è stato dato. Un esempio di santità laica che dimostra come santità può essere anche svolgere in modo adeguato e in modo leale il proprio ruolo e il proprio compito all'interno della società. Si apre una nuova pagina e si è aperta insieme al fratello di Salvo d'Acquisto, quest'oggi presente, il dottor Alessandro d'Acquisto. È stato bellissimo e anche emozionante incontrarlo, perché sentire da lui le parole è testimonianza vera, testimonianza vissuta della presenza dell'allora giovane d'Acquisto, rende ancora più vive, ancora più sentiti e ancora più attuale una presenza. Questo è il significato forte di quella della presenza del fratello di Salvo d'Acquisto. Questo è il significato che tutti hanno saputo cogliere ed è stato bellissimo condividerlo tutti insieme. L'opera realizzata dall'architetto Michele Mascolo si compone di un blocco monolitico di marmo bianco statuario che simboleggia la forza e la determinazione con cui il vicebrigadiere Salvo d'Acquisto offrì volontariamente la propria vita per salvare quella di altri 22 innocenti. Il comandante della Legione Carabinieri Campania, generale di brigata Gianfranco Cavallo, accompagnato dal sindaco del comune di Sant'Antonio Abate, dottor Antonio Varone, e dal fratello del vicebrigadiere Salvo d'Acquisto, il dottor Alessandro d'Acquisto, depone una corona ai caduti. Si dà ora lettura della motivazione con cui il 25 febbraio 1945, con decreto motu proprio del luogotenente generale del Regno, è stata concessa al vicebrigadiere Salvo d'Acquisto la medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Esempio luminoso d'altruismo, spinto fino alla suprema rinuncia della vita. Sul luogo stesso del supplizio, dove per barbara rappresaglia era stato condotto dalle orde naziste insieme con 22 ostaggi civili del territorio della sua stazione. Pur essi innocenti, non esitava a dichiararsi unico responsabile d'un presunto attentato contro le forze armate tedesche. Affrontava così
Da solo, impavido, la morte, imponendosi al rispetto dei suoi stessi carnefici e scrivendo una nuova pagina indelebile di purissimo eroismo nella storia gloriosa dell'arma. Torre di Palidoro, Roma, 23 settembre 1943. L'ordinario militare per l'Italia, Sua Eccellenza Monsignor Santo Marcenò, procede alla benedizione del monumento. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Amici carissimi, il cammino della ripresa e della ricostruzione non è mai terminato. Libertà, pace e giustizia infatti sono beni da difendere e promuovere giorno per giorno. Con questa consapevolezza, mentre rendiamo grazie per il recupero di questi valori inestimabili, rinnoviamo il nostro impegno per l'affermazione dei diritti dell'umanità e di ogni uomo, invocando il Cristo Salvatore affinché doni all'Arma dei Carabinieri, aiutata e sostenuta dalla memoria del sacrificio di Salvo d'Acquisto, una coscienza vigile e sostenga il personale tutto nell'adempimento del proprio dovere. Benedice, Signore, per intercessione di Maria Santissima, Vergine fedele, questo monumento dedicato al Vice Brigadiere Salvo d'Acquisto, medaglia d'oro al valor militare. Fa, o Signore, che gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri ricerchino sempre il vero bene e senza mai stancarsi si adoperino per i beni preziosi della giustizia, della verità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Oggi sono onorato, siamo onorati noi sindaci di stare qui, perché stiamo celebrando un eroe e siamo onorati di intitolare questa piazzetta a Salvo d'Acquisto. E permettetemi anche di ringraziare il cavaliere Vincenzo Staiano, che grazie alla sua generosità e alla sua abnegazione ci ha permesso di realizzare un'opera, un monumento che credo che sia unico, se non raro, nel territorio della nostra regione, credo a livello nazionale. Straordinario organizzatore, ha voluto fortemente questa manifestazione, ha voluto fortemente questo monumento e soprattutto è riuscito a mettere insieme tutti i comuni limitrofi, non solo quello di Sant'Antonio Abate. Ci sono stati tutti i sindaci, tantissimi bambini, tante scuole e soprattutto una partecipazione con tanto affetto, tanto amore. E questo è il valore e soprattutto il grande eroe Salvo d'Acquisto. Ma Salvo d'Acquisto, ecco, lei che deve legare un po' tutte le culture, tutti i paesi, ma Salvo d'Acquisto è l'Italia, è l'esempio bello dell'Italia, di un eroe in odore di santità, ecco, e quindi è un esempio da portare avanti, proprio in questo periodo anche poi storico c'è una crisi anche morale, di identità, quindi Salvo d'Acquisto è un bel esempio per i bambini, per noi, per gli imprenditori, per tutte le categorie e per noi in particolar modo sul nostro territorio ci valorizza tantissimo, ci dà una dignità enorme, ci fa sentire veramente italiani, orgogliosi di Salvo d'Acquisto, ma poi capita anche bene questa inaugurazione, questo monumento proprio in questo momento perché c'è il giubileo è Salvo d'Acquisto, ecco, è l'esempio della carità, della fede, è colui che ha dato la vita per far sì che la vita nascesse o rimanesse. Salvo d'Acquisto deve essere un modello per tutti noi nella quotidianità delle cose, nel rispetto della società. Insomma, veramente Salvo d'Acquisto a noi ci riempie il cuore perché abbiamo bisogno di legarci a un qualche eroe, a qualche cosa che ha dato, ma lui l'ha dato con la vita.
ha dato con la vita, è forse il massimo della carità e della fede. Per noi che crediamo ancora in certi valori morali, civili e anche cristiani, ma non solo, ma è un esempio per tutti. Per questo oggi noi siamo particolarmente contenti sul nostro territorio, che il nostro territorio è compreso i Monti Lattari, ma Salvo d'Acquisto, come dicevo prima, va oltre i Monti Lattari. Salvo d'Acquisto è l'Italia, è l'orgoglio d'Italia e dobbiamo credere in questi valori. Grazie. E proprio in questo momento partiamo per Roma, io come attività, perché io ho un'attività di pizzeria, quindi andiamo a Roma al Quirinale, dai corazzieri del Quirinale, portando proprio questo messaggio di Salvo d'Acquisto e facciamo conoscere anche il territorio. Ma andremo a Roma dai corazzieri del Quirinale con orgoglio, con soddisfazione, che rappresentiamo proprio il territorio, ma lo facciamo con Salvo d'Acquisto. Naturalmente io ringrazio tutte le autorità che sono intervenute, ringrazio tutti i sindaci e ringrazio tutta la cittadinanza e i cittadini anche dei comuni limitrofi. E grazie ancora di tutto la macchina organizzativa che ha voluto questo evento ai Monti Lattari. Grazie. Il sindaco ha citato una frase di Salvo d'Acquisto ed è proprio vero. Lui l'ha data per 23 persone. Dovevano essere uccise 23 persone. Lui si addossa una colpa che non aveva, perché quell'incidente fu un incidente fortuito, nessuno lo causò, però per i nazisti bisognava a tutti i costi trovare un colpevole. E allora, se non trovate il colpevole, noi uccideremo queste persone. Salvo d'Acquisto, eccomi, uccidete me. E si fa uccidere, dunque muore lui, per garantire la vita a quei 23 cittadini, a quelle 23 persone. Sentite ragazzi, è un atto d'amore, sì o no? Sono un po' sordo perché sono raffreddato, capite? Viene le orecchie tappate, tutto tappato, pure il cervello. Allora, sì o no? Ah, e glielo vogliamo fare un applauso per questo atto d'amore? Il dottor Alessandro d'Acquisto, fratello di Salvo, quest'oggi qui con noi, è un onore per Sant'Antonio Abate, un grande eroe e soprattutto ha dato tanto amore, amore agli altri, ha offerto la propria vita, il ricordo più bello di suo fratello. Guardi, è quello che ha detto lei, che Salvo viene a essere un punto di riferimento. Sono 70 anni che lui ha dato la sua vita. E dopo 70 anni io mi ritrovo a dover girare l'Italia, perché è ancora, come ha detto il Vescovo e come ha detto soprattutto molto bene il Sindaco, e mi è piaciuto molto il discorso del Sindaco, dice che è ancora una figura che vive, che ancora oggi racchiude tante di quelle virtù e tanti di quei valori che sono eterni. Quindi a 70 anni dopo 70 anni Salvo è ancora una figura che viene additata e soprattutto ai giovani, è una speranza ed un conforto. Poi essendo lui avendo avuto la divisa del carabiniere, nella popolazione è un punto di riferimento per quanto attiene alla legalità, alla sicurezza dei cittadini. Sono Antonella Carolelli, istituto comprensivo Mosè Mascolo, classe quinta A, e la mia maestra di italiano è Nicoletta Caso. La frase celebre di d'Acquisto fu questa: se muoio per altri 100, rinasco altre 100 volte. Dio è con me e io non ho paura. Salvo d'Acquisto è stato un esempio luminoso di altruismo, di puro eroismo, fino alla suprema rinuncia della vita. Oggi come oggi stiamo assistendo a numerose guerre, tra cui i recenti attentati di Parigi e tante altre ancora. Noi come singoli cittadini dobbiamo impegnarci, come si sta anche impegnando il Papa, diffondendo la pace e pregando il Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita in croce morendo per noi. Perché Dio è amore e anche noi dovremmo avere amore per il prossimo. L'architetto Michele Mascolo. Questo splendido monumento è opera sua, quindi una grande realizzazione, una grande idea e soprattutto un messaggio importante.
Beh, il messaggio sicuramente è partito dalla persona di Salvo più che da carabiniere, diciamo, è voluto proprio così, immaginato come volto e non come carabiniere. Potete notare l'assenza del berretto dei carabinieri. Questo per valorizzare l'uomo, il grande coraggio e soprattutto, forse non tutti riescono a capire, ma parliamo di un ragazzo di 23 anni, quindi ecco la forza con cui esce da questo monoblocco puro, candido, bianco, e insomma la forza della grande passione e del grande coraggio che ha avuto nel sostituirsi e morire per altre persone. Quindi tutto è partito da questo grande gesto eroico, questo atto d'amore nel confronto dell'uomo. Dopodiché si scende e possiamo notare sia la parte del sacrificio sul monumento, quindi la rappresaglia, e poi arriviamo a una fiamma voluta e insomma realizzata in bronzo, ed è un materiale nobile, nobilissimo anzi. E in contrasto con il bianco e l'elemento povero che è il marmo, a voler rappresentare, ecco, la nobiltà del gesto dell'uomo e quindi anche del carabiniere. Quindi ecco questa fiamma che simboleggia in modo eterno davanti al monumento il segno del carabiniere. Quindi uniamo l'uomo al carabiniere. Qual è stata l'emozione proprio che ha provato quest'oggi? L'emozione, perché comunque io sono del territorio, quindi vengo da qua vicino, da Gragnano, quindi poter realizzare un'opera e vederla, insomma, è una grande emozione. Quindi un grazie soprattutto a chi ha creduto in me, ai sindaci, soprattutto al sindaco di Sant'Antonio, alle autorità e a Vincenzo, il cavaliere staiano, che ha voluto fortemente quest'opera. Sono Giordana Elisabetta e faccio parte dell'Istituto Comprensivo Mosè Mascolo, quella secondaria di primo grado. Gli eroi si riconoscono dalle medaglie, dai riconoscimenti, da cose fatte in modo speciale. Pochi vengono ricordati per aver compiuto un gesto d'amore. Amare il prossimo, come ci ha insegnato il Figlio di Dio, sacrificando la propria vita, credo sia la manifestazione di altruismo più importante al mondo. Salvo d'Acquisto ci ha insegnato come, a soli 23 anni, un uomo possa donare la sua vita. Oggi siamo abituati a vedere intorno a noi tanto odio e violenza, ed è bello pensare che, proprio con gesti come quello di Salvo d'Acquisto, l'uomo non è solo cattiveria e malvagità. Grazie a questo giovane uomo possiamo ancora credere che ci siano persone che amano i propri simili, bianchi o neri, cristiani o musulmani, poveri o ricchi. Amare è un sentimento meraviglioso. Questo è quello che ho imparato dall'esempio di questo eroe. Sono fiera di far parte di una nazione che ha generato un uomo così valoroso e che, grazie al suo esempio, tante persone continuino a credere nei valori della vita. Il comune di Gragnano presente a questa straordinaria manifestazione. Sì, è con vero piacere che ho partecipato a nome di tutta la collettività gragnanese. È un esempio, come è stato detto dal sindaco Varone e dall'ordinario militare, veramente da tenere a mente. Io non so quanti di noi avremmo avuto lo stesso coraggio di donare la vita, ecco, per salvarne altre. E soprattutto significativa la frase: se la davo per altri 100, sarei rinato altre 100 volte. Questo è un esempio, un'eredità che ci lascia per questi tempi che sono un attimino agitati, sperando che sia soprattutto utile per i nostri giovani che crescono con un esempio così mirabile. Anche il Comune di Santa Maria alla Carità quest'oggi per celebrare un eroe. Sì, sicuramente, è un'occasione importante, siamo felici come territorio, come Comune di Santa Maria della Carità, di stare qui. Sono state dette delle cose stupende, ecco. In questo posto ci ritroviamo tanti comuni, ecco, noi dobbiamo essere sempre più territorio, prima le istituzioni, ma non solo naturalmente, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Salvo d'Acquisto ci dà l'esempio, ci dà il modo in cui, ecco, dobbiamo vivere la nostra vita, come istituzioni e come cittadini. Cosa ha rappresentato per il Comune di Casola questa giornata? Una giornata bellissima e emozionata, perché io rappresento non solo Casola, ma sono il sindaco di un territorio, quindi oggi abbiamo dato dimostrazione che il territorio è unito. Il territorio è un qualcosa di oggi, un valore importante, quello di non solo di posare una lapide, ma il fatto di avere qui tutte le forze dell'ordine, gli organi istituzionali, religiosi, tanta gente, le scuole, ha rappresentato un momento importante del vero amore per una persona, ma una persona che ha dato l'amore agli altri. Quindi voglio dire che l'emozione più grande che possa nascere da questa manifestazione è quello di dire: veramente oggi abbiamo posato il simbolo della legalità, il simbolo dell'altruismo, il simbolo della pace e dell'amore.
ben vengono altre cose storiche che possono tirare su, come diceva il sindaco di Sant'Antonio Abate, il valore delle nostre origini, perché forse noi dimentichiamo da dove veniamo e questo ci deve dare forza per riportare pace, gioia, serenità nei nostri territori. Salvo d'acquisto oggi, posato qui nel comune di Sant'Antonio Abate, rappresenta il territorio dei Monti Lattari. Ecco anche lettere presente quest'oggi. Salvo d'acquisto non è solo un eroe del passato, ma del presente e anche del futuro. Allora, Salvo d'acquisto rappresenta sicuramente un eroe del passato, ma come dico sempre io ai ragazzi, soprattutto delle scolaresche, quando li incontriamo, conoscere il nostro passato, conoscere le nostre origini, sapere chi siamo e da dove veniamo ci aiuta a crescere, soprattutto a proiettarci in un futuro migliore, soprattutto a far comprendere quelli che sono i valori fondamentali ai nostri giovani che rappresentano il nostro futuro. Una comunità, le comunità senza giovani sono comunità senza speranza, senza futuro. Sono Mascolo Valeria della classe quinta A, liceo scientifico e Pascal, sede staccata Sant'Antonio Abate. In un mondo come il nostro, minacciato da guerre ed estremisti che uccidono, impropriamente, in nome di Dio, il gesto eroico di Salvo d'acquisto e il suo grido di forza risuonano prepotentemente. Ed è così che dovremmo ricordarlo, come l'eroe che sceglie di dare la vita, non solo per i presenti di quel giorno, ma anche per tutti coloro che scelgono di rispettare, di proteggere e di custodire la vita. Ad maiora, Salvo, ad maiora. E ci siamo, 100 anni! Ringraziamo Signore fino ad oggi. Ecco, questa è una giornata importante, lei che ha vissuto la storia. Che cosa ha significato e soprattutto che cosa mi può raccontare di queste giornate così belle e memorabili? Io ho fatto la guerra, l'ho fatta pure io. Tutta la guerra l'ho fatta, sono stato pure dei partigiani, sono stato, 1940, e sono dalla classe 1920. E quindi ha vissuto questo momento? Come? Ha vissuto questo momento? Grazie al mio Signore. Lei ha un nipote maresciallo? Sì, un nipote maresciallo, mio figlio maresciallo. La Sicilia. E quindi questa giornata è dedicata ovviamente all'arma. È troppo bella la giornata. Mi ha fatto assai piacere questa giornata con mi aiuta avanti. Non mi credevo mai che Sant'Antonio Abate mi dice questa cosa. È stata troppo bella. L'amministrazione comunale di Sant'Antonio Abate è fiera di questa giornata. Sono fierissimo, veramente. È stata una cosa emozionante. Me lo aspettavo, ma non immaginavo il livello che durante la cerimonia insomma ha assunto il tutto. E devo ringraziare gli organizzatori, ma soprattutto le autorità che hanno tenuto tanto ad essere presenti a questa inaugurazione in onore di Salvo d'Acquisto. Effettivamente ci ha fatto, cioè proprio in questo anno speciale che il Papa ha voluto per la misericordia, in effetti il tutto coincide, perché in effetti, volendo fare un'analisi dicendola in due parole, cioè lui si è immolato Salvo d'Acquisto, lo dovremmo fare noi anche con piccoli gesti. Un messaggio presente e un messaggio futuro? Il messaggio presente è stata una grande soddisfazione per questa borgata di Sant'Antonio Abate, ma soprattutto per l'intero paese di abbatese, ma non solo, anche per i comuni limitrofi, perché erano presenti tanti sindaci come il sindaco di Lettere, Casola, Gragnano, Piemonte, Pompei, Santa Maria della Carità. La nostra soddisfazione è vedere tanti bambini oggi nel nome di Salvo d'Acquisto portare avanti la storia, ma portare avanti soprattutto le idee chiare per un futuro migliore. Grandissima la partecipazione delle scuole quest'oggi, la Mosè Mascolo e la Forzati e qui con me le dirigenti scolastiche. Allora parliamo appunto di questa giornata molto bella, molto importante e soprattutto il significato che si è voluto dare ai bambini. La giornata è stata molto bella, ma è stato significativo tutto quello che abbiamo fatto prima, il lavoro di preparazione e di approfondimento. I ragazzi hanno fatto una bellissima riflessione sulla figura di Salvo d'Acquisto e questo ci ha aiutato anche a far capire i vari momenti storici del nostro territorio e come li abbiamo vissuti. La nostra è una comunità che lavora molto bene e i ragazzi ci danno grande soddisfazione sempre. Credo che anche la mia collega possa essere d'accordo in questa prospettiva d'immagine. Comprendere e soprattutto riflettere, questo è stato il messaggio importante di questa giornata. E in linea con quanto noi
diciamo da anni, anche perché la Forzati per esempio è intitolata un eroe che ha come Salvo d'Acquisto, che ha dato la vita per salvare un soldato semplice nell'eccidio di Nola del 43. Fu ucciso dai tedeschi e lui si promosse questa sua partecipazione al plotone di esecuzione, si sostituì a un soldato semplice e diede la sua vita. Questo grande eroe dimenticato era un avvocato napoletano, era uno dei primi collaboratori del primo presidente della Repubblica di Nicola, e questo è molto sentito nel nostro territorio, tant'è vero che a Sant'Antonio Abate fu scelto un eroe delle quattro giornate di Napoli per intitolare la prima scuola media sorta sul territorio, che poi è diventato il comprensivo Forzati. Quindi questa giornata valorizza anche quelli che sono proprio gli ideali di questo territorio e della cultura del territorio. Insegnare quindi con passione e soprattutto con amore. Con amore, con passione, ma soprattutto tenendo presenti i valori profondi e universali di cui i nostri ragazzi devono essere portatori per poter crescere e poter darci veramente un futuro migliore in un momento che non sempre è luminoso, anzi siamo circondati da situazioni, da eventi drammatici, e i nostri ragazzi invece stanno imparando che cos'è la condivisione, che cos'è l'amore, che cos'è l'eroismo vero, che purtroppo non è più una realtà quotidiana, ma che può diventare invece un'ispirazione per tutti noi, grandi e piccoli. Lei è l'autore di questa fiamma meravigliosa che è scolpita qui proprio sotto questo monumento fantastico che quest'oggi insomma è stato donato a Sant'Antonio Abate. Sì, effettivamente l'ho fatto io su richiesta di Vincenzo. È stata una bella iniziativa, che anche io mi sono sentito coinvolto, diciamo, in questa impresa che ha avuto lui. Come è stato realizzato? Allora, è stato modellato con la creta e poi è stata fusa in bronzo con la tecnica della cera persa. Quindi insomma tanto lavoro insomma per realizzarlo. Che poi c'è il lavoro da parte mia e anche il lavoro da parte della fonderia, che è un grande lavoro, diciamo. Vengono resi gli onori al comandante della Legione Carabinieri Campania, generale di brigata Gianfranco Cavallo. Onori al comandante della Legione Carabinieri Campania! La cerimonia è terminata, la fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania eseguirà ora alcuni brani classici di repertorio. Si ringraziano le autorità, i gentili ospiti per la partecipazione.